Il mondo accademico, proprio nel campo dell'obesità, può fare moltissimo. La prima cosa deve formare dei professionisti che conoscano il problema dell'obesità e come affrontarlo. Mi riferisco non solo quindi ai chirurghi bariatrici, ma mi riferisco anche a tutte quelle figure professionali che devono collaborare al trattamento, alla diagnosi e soprattutto anche alla prevenzione dell'obesità, che soprattutto in Regione Campania rappresenta una vera epidemia. Le scarse risorse a nostra disposizione dobbiamo spenderle bene, proprio perché sono poche, individuando alcune attività che secondo me possono non solo essere di grande aiuto per alcuni cittadini, ma anche per diminuire la migrazione. E nel campo dell'obesità c'è stata una migrazione verso altre regioni molto importante. Allora, noi crediamo fortemente che una razionalizzazione come quella che si può avere in una obesity unit serva moltissimo a mantenere un razionale consumo delle poche disponibilità attuali. Certo, però, noi dobbiamo cominciare a investire in Regione Campania su alcuni centri di eccellenza, altrimenti poi prima o dopo anche la nostra sanità avrà un degrado.